Bentrovati, benvenuti in questo secondo appuntamento con Megaton Musashi. Nel primo episodio abbiamo fatto la conoscenza del protagonista e anche di alcuni suoi alleati alla lotta contro gli alieni che cercano di invadere costantemente il pianeta Terra. E abbiamo scoperto che la Terra in realtà ha un buco al centro, come se fosse una ciambella, il che è davvero strano. Quindi il governo manipola davvero le informazioni in questo universo narrativo. Ci sta comunque. A proposito, prima di andare all'hangar di Rogue One, che abbiamo tra l'altro pilotato nel primissimo episodio, vorrei parlare con lei, con Hatsune Tendo, che anche lei è comunque uno dei personaggi che ci aiutano nella lotta contro le forze del male. E un attimino veloce veloce, le voci vorrei levarle perché sinceramente sono un po' fastidiose. Vediamo poi però, l'importante è che durante i filmati però parlino, perché se non parlano durante i filmati è un bel problema. Ora che ci faccio caso, vedo tante cose luminose per terra. Beh, non dappertutto, ovviamente, però qui davanti ne ho trovate qualcuna. E dentro anche gettone mega 100. Wow! Quanta roba! Scontro testa a testa tra robot. A giocare a Mega Robo Fighter 2? Ma guarda, allora sì, ma giusto per una cosa veloce per capire bene, insomma, per provare tutte le meccaniche. Se Mega Robo Fighter 2 ci permette di aumentare il rango, allora ben venga. Anche se in realtà ci ha detto, guarda, devi ripetere le missioni che hai già affrontato per aumentare il rango. Quindi mi sa che non è proprio quello che pensavo. Dov'è? Dov'è? Locca, locca, locca. Bene. Ancora a terra, attacca, attacca, difendi. Wow, bello quello! Bellissimo! È placcaggio scintillante, però devi saltare, bello mio, devi stare là sopra. No, non funziona. Per cambiare arma com'era? No, 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 quella è la difesa. Ah, ecco, ora mi ricordo, sì. Proviamo ora. Ecco qua, placcaggio scintillante. Ho vinto. Bene. Placcaggio scintillante. Che mi dà quindi come ricompensa nel caso io giochi a Mega Robo Fighter? Non mi dà nulla, grazie. Voi ragazzi, che ci fate qui? No, cosa sto. Voglio parlare con loro. C'è un misterioso super giocatore che ha fatto tutti i record in città. Va bene, sì, sono io probabilmente. Chi è questo Outer No? Makoto Osanai. Mannaggia, quella volta ho esagerato. Bene, a cosa. Questo qua è ovviamente Akihiro Ino. Outer 9, quindi. No, Otonai! Perché Outer in giapponese si legge Osa. E 9 Osanai, è lui. Makoto Osanai. Va bene, però. Non penso sia Akihiro Ino, però, sto giro. Stavolta mi sembra molto più pacato, quindi non è lui, mi sa. Anche se sembrava un pochino, eh. Voglio andare all'hangar dei rogue, vai. Continuiamo il gioco ora. Precisi, precisi. Ah, ti fa desiderare? Un pochino. Che cosa vuoi? Quanta freddezza! Devi sapere che sono a capo dello sviluppo dei rogue. Ad ogni modo, ho qualcosa di interessante da mostrarti. E parla con questa voce un po' melliflua, un po' ammiccante. Possiamo adattare i pezzi del tuo rogue nel modo che ritieni più opportuno per potenziarlo. Effettivamente ho delle ricompense io che ho riscattato e ho dei pezzi di Rogue. In che senso? Voglio dire che il tuo Rogue è completamente personalizzabile. Puoi personalizzarne le prestazioni e l'aspetto per pomparlo a dovere. Bello questo pomparlo. Si usava ai miei tempi, 20 anni fa, però va bene, dai, ci sta ancora. Ad Akagi, cioè, ci sono negozi di seconda mano che vendono di nascosto pezzi di Rogue ai piloti. Le modifiche vere e proprie però vengono fatte all'hangar dei Rogue. Oh, perché dei negozi di seconda mano? Beh, non ci si può certo aspettare che voi piloti rimanete sempre a marcire nell'hangar. In una città dove possono fare una vita normale, tutti possono anche continuare a combattere. Quindi, praticamente dei negozi che vendono pezzi clandestinamente. E se gli passa il controllo, si arrangiano. No, ce l'hanno sicuramente nascosti, poi nel 2100 e rotti, figurati. Non è semplicemente fantastico e non c'è bisogno di dirlo, ma ti consiglio di fare lo stesso.
Ora prova a personalizzare il tuo rogue, l'equipaggio di terra ti mostrerà come si fa. Ci stavo veramente pensando proprio prima di iniziare a giocare e pensavo, ma quando è che posso personalizzare i miei rogue? Allora, il cagnolino robot a che serve? Pipo Pepa. Sì, R2D2 parla meglio di te comunque. Ok, questo qui vuole farmi fare la personalizzazione, devo parlare con lui. Oh, l'app personalizza ti permette di cambiare il tuo rogue in vari modi, quindi è un'app ora, posso cambiarlo da dove voglio. Il che non è male, vabbè, per cambiare il suo aspetto, il suo stile. Con rinomina rogue puoi anche dare un nome al... Oh, che bello, posso anche scegliere il nome. Devo seguire prima la bandierina, va bene, fattibile. Nell'hangar puoi aggiornare parti e armi e controllare le attività, tieni sempre pronto il tuo rogue. Ah, il trapano che ho trovato l'altra volta, proverò, magari se me lo fa mettere, subitissimo. Con l'opzione consiglia puoi controllare l'equipaggio migliore. Prova a cambiare una parte del corpo, ok, quindi scegliamo il corpicione. C'ho un rango 10, sì, praticamente se compri il DLC, beh. Mi sembra migliore di tutti in questo caso, bello. Ok, quello migliore a quanto pare. Prova ad impostare delle mod. Ah, che bello. Le mod hanno delle abilità. Impostando e attivi quelle abilità, le abilità possono variare da un bonus ai danni all'aumento della durata dell'invincibilità e schivata. Provale. Subitissimo. Devo andare qua sotto, quindi. Mod. Ah, con Y non potevo fare. Usare consigliato. Guarda, non userò consigliato. Va bene, sì, va bene, lo premo. Ecco, consigliato. Versatile. Eh beh, certo. Come Mario, in tutti i giochi di Mario. Vabbè, verranno impostate le mod che hai già scelto. Sì, praticamente te le cambia da solo se fai consigliato. Però io non avevo scelto ancora niente. Che poi comunque, entrando ogni giorno nel gioco, hai delle ricompense. Set pre-impostato... No, hangar di rogue, sbaglio premere io. Hanno due versioni i rogue, forma leggera e forma pesante. Per poter personalizzare e modificare l'olo armatura. Quindi è solo una finta l'armatura, è solo scena. Tutte e quattro le parti devono essere della stessa forma. La forma può essere verificata nella parte dei dettagli. Quindi conta anche il peso per muoversi più velocemente. Quindi al momento ho questo coso verde gigante. Arthur Riser, va bene? Dite che sono troppo avvantaggiato grazie ai DLC? Può essere. Vabbè, metto comunque sia qualche altra arma così, tanto per... Ah, lo scudo. Beh, ci sta lo scudo, voglio dire. Quindi, vabbè, per il momento queste qui comunque sia sono solo di livello 10, poi quando ovviamente diventerò più livello più alto. Decalcomania, ah! Mettiamoci Koma-san, dai. Allora, come posa scelgo Kabuki. Ok, ci ho perso un po' di tempo, ragazzi, ma dovevo farlo perché è stato fantastico. Bene. Ora andiamo al piano 10, sala brief. No, centro missione devo andare. Eccomi qua, Hatsune Tendo. Di cosa hai bisogno, Hatsu? Questa è centro missioni, dove smistiamo le richieste di sortita. Di sortita? Teniamo traccia tutte le richieste di assalti e delle missioni che richiedono l'intervento di un rogue. Ah, ora che anche tu sei un pilota Megaton, quindi è anche tuo compito affrontarle. Grazie, affronto molto volentieri a dire vero perché voglio proprio salire di rango. E sfasciare un po' di Gluteus Maximus. Le missioni della storia sono missioni che fanno progredire la storia, come Yokai Watch. Allora, le missioni chiave. Quando la barra delle missioni è piena, puoi accettare dall'app del centro missioni. Quindi, difesa della montagna. Avvistate nelle montagne una grande quantità di nemici. Proteggi la zona per consentire la ripresa dei lavori interrotti. Potenza consigliata 35.000. Io sono a 155.000 con il mio Arthur Riser. Quindi non penso di avere problemi. Almeno penso che per 5 missioni sto tranquillo. Belli alieni, pow zoom, tornatevi nello spazio! Oggi sembra il suo leggero Ryogo, dopo che te la sei quasi fatta sotto. E allora, ero un po' spaventato, ma ora sono qui a combattere, no? Ah, come vuoi. Vabbè ragazzino però, anche meno. È
Eccomi qua che arrivo sul campo di battaglia. Superman Landing. Con Komazan lì sopra è bellissimo. Spaventeremo tutti quanti i nemici in questa maniera. Ok, andiamo un po'. Dirigite al prossimo obiettivo. Eccolo qua. Avanti, chi devo menare? Vai, distrutto. L a Y per caricare un nemico, va bene. Bello, mi piace. Ah, ma lo carica dopo allora, scusami. Carica il colpo in questa maniera. L più A e Y. Oh, wow, cos'è questo? Wow. Ma stanno tipo facendo le basi? Ah sì, praticamente lì. Ah, stanno in alto questi, giusto? Bene. Ok, queste le prendiamo da soli, perfetto. Oh! Ma davanti agli occhi proprio? Vai! Distrutto con un pugno solo. Sono fortissimo per ora. Bene. Allora, i bonus sono effetti che potenziano le abilità di un rogue. Si attivano dopo che si dimostra speciale o raccoglie oggetti. Le penalità sono effetti negativi causati dagli attacchi dei nemici, hanno una certa durata. Mentre sono attivi, i bonus sono indicati in verde, mentre le penalità in rosso. Ci sono vari effetti come bonus di stato, malus di stato, recupero, blocco, parate, eccetera. Vabbè, potevi anche dirmeli. Durante le missioni puoi trovare diverse casse di oggetti contenenti dei bonus. Spariranno una volta ottenute, usali attentamente. Dov'è? Posso fare anche così, giusto? Ah, devo ricaricare. Vabbè, senti, così non va però, eh. Oh, devo un attimino... Voglio... No, volevo controllare con calma le casse bonus, perché non mi riporta. Vieni qua tu. Ok. Ah, sta lì quello. Ok, arrivo subito, guarda. Ah, ha molta più spinta ora con questo Megaton. Con questo Rogue, veramente, non Megaton. Allora, difesa aumentata, critico aumentato, attacco aumentato. Attacco aumentato. Resistenza aumentata, mi piace. Vai allora. Dov'è? Dov'è quello? Dov'è? Ah, ma devo prenderle prima. Ah, perché poi dopo scompaiono. Può accettare le funzioni di combattimento nella cabina di pilotaggio. Con riparazione di emergenza puoi effettuare riparazioni su reparti del tuo rogue in avaria. Ah, ci sono parti in avaria anche. Bello. Con controllo oggetti raccolti puoi controllare il numero di oggetti che hai raccolto durante le missioni. Ok. Ritirata ti permette di ritirarti da una missione. Se non lo fai non ricevi né esperienza né oggetti. Oh, dai. Riparazione rapida. Tutto ok, perfetto. Vai allora. Veloce, veloce. Cioè veloce, nel senso, non sono in battaglia, ora posso stare un pochino più tranquillo. Ah, ma devo per forza seguire la via? Ah, questi qua li elimino subito. Qualcun altro che vuole farsi sotto, dai. A volte pare che non me li punti. Oh, che fai? Bene. Andiamo avanti, dai. Bene. Non è il tuo giorno fortunato, Scarafaggio. Eh già, oddio, perché ho sparato? Ah, ok, eccoci qua. Puoi cambiare il sistema Kakugo con... le frecce direzionali e attivarlo con L o R una volta riempito l'indicatore. Muro di ferro riduce i danni subiti, ma attiva un campo che riduce i danni che infliggi e fa in modo che i nemici attacchino te. Ah,
Sacrificio, aumenta i danni che subisci ma attiva un campo che aumenta i danni che infliggi. Sopravvivenza, riduce i danni inflitti e aumenta i danni subiti ma attiva un campo di guarigione che diventerà bersaglio dei nemici. Ok, i bonus si applicano alle unità degli alleati con un effetto maggiore quando si ritrovano dentro il campo. No, sto cercando di L più R. Sacrificio ho fatto, che sbaglio. Vieni qua, vieni qua. Ehi, sono qui, non mi vedi? Chi è che vuole romperci le uova nel paniere ora? Vespa, classe fusione. Oh oh, ora ci divertiamo! La furia Megaton rallenta il tempo, permettendoti di attaccare i nemici incessantemente. Si attiva prendendo sfere luminose dalla fusione dai nemici tipo boss e riempiendo l'indicatore di furia. Sconfiggendo i nemici avrai anche la possibilità di attivare la frenesia da furia. La frenesia da furia è un bonus che fa comparire più sfere luminose. Vabbè, multigiocatore non ci interessa. Senti, ma tu scendi ogni tanto? Oh. Bene, fuoco. Ma ora che quello è scoppiato, che succede? Ok, quando ci colpiscono noi attacchiamo, è così che funziona. È finita. Nessun parassita in vista? Ora possiamo riprendere con le nostre attività nell'aria. La missione è stata un successo, ora sbrigatevi a tornare a casa. Aspetta, 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 che voglio prendere questo, se possibile, grazie. Forse l'ho preso, non ne sono sicuro. Allora, è stata overkill questa perché, vabbè, una volta che è caduta, via giù con la rottura X e tanti cari saluti. E sono rango 10, quindi... Bentornato, Yamato, ottimo lavoro. L'equipaggio qui si occuperà di gestire tutte le missioni approvate, quindi cerca di farne il più possibile per noi, ok? Yamato, se non ci sono obiezioni ho una richiesta da farti. Di nuovo? Beh, a chi devo prendere a calci stavolta? Questa non è una missione di combattimento, vorrei chiederti di fare un'indagine all'Accademia Seikoku. La scuola! Non posso dire di più, ma a scuola è stata avvistata una persona sospetta. Torna a riferirmi qualsiasi cosa di insolito che vedi. Aspetta, perché io? Questi sono gli ordini. Ora sei un pilota, devi obbedire al tuo comandante. Se non obbedisci, temo di non poterti lasciare continuare a fare pilota. Va bene, accidenti, ma perché io? Non è strano di stare bene sospetti a scuola? Uno studente, no? Ho chiesto la stessa cosa a Teru e Ryugo. Inizierete domani. Devo sempre fare tutto piloti. Un'altra cosa, conosci Elettronica Morishita, vero? Vai a parlare con il direttore del negozio, potrebbe fargli molto comodo un pilota di Rogue. D'accordo, basta che possa combattere. Vediamo un po' però se ci sono missioni secondarie interessanti, magari. Impossibile tornare a casa, proteggere il rifugio. Ah, ce ne sono tre addirittura. Andiamo un po' a fare questa. Magari non è divertente vedere uno che ha praticamente a inizio gioco il mecha OP e dice vabbè così te la passi facile però. È vero, però ragazzi tenete conto che è rango 10, cioè già sono al rango 3 con solo due missioni. Quindi capite bene che non è che ci voglia poi molto ad arrivare al rango 10 e ad essere superato poi molto facilmente. Quindi sicuramente troverò altre parti in due episodi, tempo 2-3 episodi massimo, immagino. Chi è?
cerca di fare questo? Non ho capito. Ah, meno male. Allora, per quanto riguarda il peso del Rogue, non mi pare ci siano problemi. La camera è un po' ballerina, effettivamente, è un po' fastidiosa. Devo essere sincero. Balla un po' troppo per conto suo. Prossimo obiettivo, eccolo qua, ci siamo. Oh, nemico. Il camminatore, classe fusione. Bene. Andato. Epic per forza. Forse quello che ho raccolto era epic. Questo basta davvero troppo facile. Vabbè, saltiamo perché comunque siamo nelle grecce. Ecco, già rank 4. Vedete? Praticamente con poche missioni. Oh, perforacciaio, bello. Comunque sia, quello che raccolgo poi lo controllo. Non è che lo salto e basta. Abbiamo già due missioni di livello 3 qui, e che è molto interessante. Potrebbero essere più difficili, no? Andiamo. Ah, sono là i nemici. Beh, portameli più vicino, per favore. Ah, risponde pure, risponde il nemico. Guarda un po' che roba, oh. Vuole pure comandare. Vai giù. E tre. Ah, fatti. Quindici addirittura qui ce ne sono. Ok. Diamoci da fare. Quella! Accidenti! Oh! E che fa questo? Che era? Ah, preso! Dio, che è quello? Vai, quelli in volo li abbattiamo. E quello? Ok, no, volevo un attimino vedere le armi, ma tanto... No, 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 sto bene. Allora, facciamo una cosa. Allora, giusto perché voglio proprio evitare di fare il massimo del massimo, ok? Voglio un attimo divertirmi. Ma peggio. Cioè, è uguale. L'arma non serve a niente cambiare arma. Sto con la spada di ferro, ma è uguale il danno. Cioè, non è che... Chi è? Che chi compare? Ma quello qua, oppla. E stanghete. Tutto qui, buffoni. Chi arriva? Il boss ora? Eccolo qua, va. Chi è il camminatore? Altro camminatore, ora lo aggiustiamo subito. Senza neanche la mossa speciale. È finita. Wow. Rango 5. Facciamo anche impossibile tornare a casa. Respingi gli attacchi dei Draktor, che sono dei trattori però che hanno una D al posto della T. Mission start.
Ok. Ah, questa è la zona di prima. Che figata. Dove sono? Ah, davanti. Ah, più qua. Questo neanche mai visto. Pugno così all'aria proprio. Vai così. Ah, poi riportata? Ok. Mi avvicino. Scusami, ecco qua. Devo giusto un attimo dare qualche pugno. Dov'è l'altro là? Ok, è andato. Proseguiamo. Beh, questi tutti quanti così sconfiggo perché però abbia ragione. Ok. Ora sì. Oh, eccoci qua, va. Si presenta il gran signore? Ah, qua dietro era? E 9. Chi è la Vespa di prima? Ok. Beh, l'attacco con un attacco di pugni e calci perché tanto. Cioè, eccola, va. Allora, l'attacco X lì l'ho fatto giusto per sfizio. Non è che mi serviva veramente, però l'ho fatto, quindi è andata così. Rango giocatore 6. Cioè, fra poco altro che rango 6, qua rango 10 al prossimo episodio già. Allora, direi che magari per oggi basta anche così. Poi nel prossimo episodio continuiamo l'avventura e vediamo insomma dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare alla scuola, credo, quindi eccoci qua, mi fermo qui. Allora, amici, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Megaton Musashi. Spero che la serie possa essere di vostro gradimento. A me sta piacendo davvero tantissimo, nonostante io non sia un grande fan dei mecha, ma devo dire che sta andando. Mi sta iniziando davvero a piacere molto. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. Se vi va, ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!